Ben ritrovati Randrink e bentornati in questo nuovo video degli acquisti del mese. Un nuovo anno è iniziato e anche se sto registrando questo video il giorno prima della sua uscita, devo dire che gli acquisti di questo mese sono pochi ma importanti. Direi però di partire con quattro numeri di Topolino, che ovviamente non è che sono numeri semplicemente di Topolino, ma sono numeri risalenti a qualche anno fa. Addirittura abbiamo un numero risalente al 31 ottobre 2000. Ma perché ho comprato questi quattro numeri di Topolino? Beh, il primo semplicemente perché c'era un Pikachu Jungle. Questo Pikachu Jungle è difficile da trovare ed è ritagliato perfettamente, posso dire. Ed era in allegato a questo topolino comprato per 4 euro e l'ho trovato in edicola. L'ho trovato insieme ad altri due numeri, più uno che ho dovuto ordinare perché non ce l'avevano in edicola. Mancava questo numero, ma c'era quello successivo che però non aveva più gli allegati. E quindi è una storia un po' strana. In poche parole, in realtà questi topolini li avrei acquistati a novembre, gli ultimi giorni di novembre. Però, dato che mi mancava appunto un numero per fare la serie, ho detto, sai che c'è, rimandiamola a dicembre e ci si vede lì. Sono i numeri 3018, 3019 e 3020 risalenti a ottobre 2013, proprio l'anno d'uscita di Pokémon X e Y. Quindi ho pensato, ah, avranno voluto omaggiare la serie Pokémon mettendo appunto dei poster con tutti quanti i Pokémon delle generazioni conosciute fino ad ora. Abbiamo Pokémon versione blu, Pokémon versione rossa, abbiamo Pokémon versione rubino e Pokémon versione zaffiro. Ok. E abbiamo Pokémon bianco e Pokémon nero. Tra l'altro questo è stato rincellofanato un paio di volte, quindi non si vede nulla, però nero e bianca si legge. E perché mancano la generazione 4, la 2 e la sesta? La sesta posso capirlo, a ottobre è uscito il gioco, gli artwork c'erano ma forse non l'hanno voluto mettere, non lo so. Ma allora la quarta e la seconda perché non ci sono? Boh, non ho risposta, non ho idea, anche perché i numeri sono in successione. E 21 è un numero normale, quindi non ho idea del perché abbiano fatto questo magheggio. Forse volevano mettere generazioni a caso e hanno preso semplicemente le varie foto che ci sono in giro per il web e le hanno schiaffate lì dentro, come capitava. È probabilissimo, quindi va bene, ci può stare. Poi, la scorsa volta, se vi ricordate, vi ho fatto vedere diverse console che avevo acquistato. Il motivo è che sto cercando di acquistare almeno una console per ognuna di quelle uscite da casa Nintendo. E mi manca solo il Game Boy Micro, però non l'ho preso. Non lo trovo a prezzi umani. Ma ho recuperato a soli 60 euro un Nintendo DSi XL per il 25esimo anniversario di Super Mario. 60 euro è immacolato, non ha un graffio, è perfetto. Solo un po' di sporco qui dove c'era il pennino. E ragazzi, lo schermo è in condizioni perfette, è da collezione ovviamente. Mi è arrivato insieme al tutte ditate, mi è arrivato insieme alla sua scatola originale. Quindi 60 euro, non ho idea del perché l'abbia messo ad un prezzo così basso, però è mio ora. E non potevo farmi ovviamente mancare il DMG, ovvero il primo modello di Game Boy. Anche questo in condizioni perfette, non ricordo se a 25 o a 30 euro perché ho acquistato anche un Game Boy Light che mi arriverà forse a febbraio se va bene. E i giapponesi tengono con cura non maniacale di più qualsiasi oggetto loro abbiano in casa. Questo ha solo un po' di sporco qui, ecco, levato. Non ha niente, è perfetto, è immacolato. Lo schermo è in condizioni cristalline, non ha un graffio, nulla. Wow. Poi abbiamo altri due acquisti a tema sempre Pokémon. E vabbè, io ragazzi,
Se mi seguite da almeno un anno sapete che Pokémon è il mio brand preferito e non ci posso fare nulla, da quando avevo 10 anni. Mi ci sarò affezionato in quel periodo, non lo so. Ho l'artwork completo di Forze Scatenate. Ho bustine risalenti al 2010, più o meno. Sono gli artwork di Entei, Raikou, Suicune e Crobat. Tu mi metti i cani leggendari e poi c'è Crobat, vabbè. Comunque, pagate tutte insieme 120 euro. E non ho idea del perché siano così basse di prezzo. Voglio dire, se tu metti un pacchetto da 30 euro, vuol dire che probabilmente le carte che trovi al suo interno non sono granché. Perché se andiamo a vedere un destino sfuggente, costa già intorno ai 10 euro. Però c'è anche chi lo rivende a un prezzo più basso. Ma perché destino sfuggente, sapete che c'è quel Charizard famoso, no? Il penultimo acquisto, oggi c'era poca roba raga, si tratta del mazzo tematico Team Rocket Maxi Guaio. È ancora in celofanato nella sua confezione originale, non è mai stato aperto, l'ho pagato 80 euro e ho già ordinato proprio ieri il mazzo tematico con Giovanni, che sarebbe il secondo mazzo tematico a tema Team Rocket. E ragazzi, le carte Team Rocket sono di una figaggine unica. E credo che il loro prezzo non sia giusto, vengono vendute anche intorno ai 200 euro un pacchetto singolo. Ovviamente il pacchetto vale più del mazzo tematico, perché le carte da mazzo tu le trovi sicuro qui dentro, invece un pacchetto non sai cosa potrebbe capitarti, e nel pacchetto c'è anche una carta più rara ovviamente, che nel deck non c'è. Però comunque ho già ordinato anche l'altro mazzo per fare la coppia e quindi mese prossimo vedremo. L'ultimo acquisto per oggi è Shining Charizard, ovviamente uno dei vecchi Shining Charizard, e pagato intorno ai 100 euro. E so che starete pensando, Andre Link, le condizioni sono pessime. E ragazzi, a prendere questa carta in condizioni, non dico mint, ma near mint, anche ottime, solo ottime, se ne vanno 500 euro. Cioè, 500 euro per una carta? No. Che poi questa non la rivendo neanche, quindi non è un investimento che dico, vabbè, ci spendo 500 euro, un domani la rivendo a 5.000. No, questa la tengo, questa me la tengo io nella mia collezione privata. Io ciò che ho di Pokémon non vendo nulla, perché appunto è il mio brand preferito. Io massimo che potrei rivendermi di Pokémon in questo momento sono i 4 booster pack. Sì, mi sarebbe piaciuto averlo immacolato, e si vende immacolato, ma vatti a vedere il prezzo. Perché questa poi da 100 euro, se la faccio gradare, mi sale il prezzo anche di poco, perché sarà un PSA 3-4 massimo. Mi sale anche di poco il prezzo, però sale. Perché è una di quelle carte più ricercate, pochissime stampate. Su Card Market comunque trovate i prezzi di queste carte, ovviamente vanno a categorie, quindi se non le trovate, cercate per categoria che le trovate sicuro. E ci sono prezzi allucinanti, raga. Ma li valgono? Sono dei pezzi di carta e saranno pure pezzi di carta. Ma quando ti presenti a Tokyo con il Charizard prima edizione del set base PSA 10 e fai vorrei questo edificio, loro ti danno pure il culo, non solo l'edificio. Comunque, per questo video è tutto raga, io vi ringrazio per averlo seguito, inizio settimana lento e calmo con gli acquisti del mese di dicembre. Io vi ringrazio per averlo seguito, come sempre in descrizione link a Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo alla prossima. Bye bye!